Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul nostro canale SOS Fanta. Vi ricordo come sempre di scaricare l'app per tutte le ultime su SOS Fanta legate al fantacalcio, al calciomercato e tanto altro, ma anche qui su YouTube. Ragazzi, iscrivetevi al canale perché siamo sempre insieme per aggiornarvi sul calciomercato. Sulla Juventus è importante toccare innanzitutto il tasto di quella che è stata una follia della Juve, va detto, la follia legata ad Alessandro, che rende l'idea di come la situazione sia veramente confusa in queste settimane, in questi mesi alla Juventus. La Juve aveva il contratto di Alessandro a scadenza in questo mese di giugno, ma poi la Juventus ha scelto di far giocare tanto Alessandro, una scelta anche di Max Allegri, oltre che della dirigenza, insomma, di contare su Alessandro e di non metterlo da parte nonostante una stagione che aveva già chiaramente preso una piega negativa. Il punto è che per Alessandro è scattato il rinnovo di contratto automatico, quindi un anno in più, giugno 2024, ma adesso la Juventus, nonostante questa confusione, sta cercando una soluzione per vendere e liberarsi di Alessandro. Sì, prima il rinnovo e adesso la ricerca di una soluzione. Questo rende l'idea di come ci sia confusione attorno a tante situazioni alla Juve, che proverà certamente a chiarirle. Ma fatemi chiarire una cosa su Alessandro: ci sono degli interessamenti. Il Galatasaray apprezza il giocatore, sta cercando un terzino sinistro, si è parlato di Nuno Tavares dell'Arsenal, ma è assolutamente irraggiungibile. Alessandro può essere un'opzione, ma in questo caso bisognerà parlare eventualmente di risoluzione del contratto, di buona uscita, quindi non è un'operazione semplice. Ma Alessandro è uno dei giocatori che possono lasciare la Juventus in estate, mentre per Cuadrado si continua a parlare sul tema rinnovo, aspettando ancora una fumata bianca. Intanto Max Allegri ha iniziato a fare anche dei nomi importanti per quanto riguarda la Juventus del futuro. Due di questi sono in Spagna. Uno è Lucas Vázquez del Real Madrid, perché è vero che la Juventus apprezza molto il giocatore. Max Allegri lo considera un giocatore perfetto dalla sua idea: affidabilità, esperienza, ma anche pronto ad avere un impatto subito in una squadra che ha bisogno di giocatori un po' alla Danilo, giocatori fatti, finiti e pronti per avere un impatto. Ma per quanto riguarda Lucas Vázquez, al momento l'idea del Real Madrid è di non toccare i terzini. Andrà via Odriozola e l'idea di mantenere la struttura terzini con Lucas Vázquez e Carvajal. Quindi vedremo se questo dovesse cambiare, la Juve su Lucas Vázquez si farà trovare pronta, altrimenti andrà avanti su altri obiettivi. Si parla tanto di Fresneda, ma mi risulta il Borussia Dortmund in vantaggio. L'altro nome è quello di Pau Torres, perché la Juve Pau Torres piace, ma al momento c'è l'Aston Villa avanti a tutti, con una Emery che conosce il giocatore, l'ha già avuto al Villarreal, non è una trattativa facile. Il giocatore vuole partire in quest'estate, vuole provare un'altra esperienza, quindi vedremo se poi la Juventus sceglierà di affondare. Per il momento ho soltanto preso informazioni sulle condizioni dell'operazione. Per Pau Torres però la Juve aspetta dei feedback nei prossimi giorni, ripeto, con l'Aston Villa in questo momento avanti a tutti i club interessati. E poi c'è il centrocampo, perché per quanto riguarda Rabiot, la Juve continua a pensare ad un ultimo tentativo, ma sa che la Premier League è la destinazione più probabile per Adrien Rabiot, aspettando che parta il giro dei tanti centrocampisti, da Caicedo fino a Declan Rice, Mason Mount e molti altri. C'è da aspettare qualche pedina prima di capire il futuro di Rabiot sul mercato. Juve che continua ad essere interessata a Frattesi, ma in questo caso tanta concorrenza dall'Inter alla Roma e ancora una gara aperta su Frattesi. Vi aggiorneremo a parte nei prossimi giorni qui su SS Fanta, sulla nostra app. Scaricatela, iscrivetevi al canale. Ciao, a presto.